Allora, buonasera da Radio Leonor, con in compagnia di un grande. Ma un grande. Un grande, che si fa il nome, quindi Grassia, quindi padre Grassia, figlio Grassia. E Grassia figlia. E Grassia figlia. E niente, al teatro Auguste. Auguste, no, mi sono distratto perché è arrivata una cofana di cioccolata. Può succedere. Può succedere. Allora, lo spettacolo. Taxi a due piazze. Che è uno spettacolo divertentissimo. Gianluca Guidi, che ha intervistato. Sì. Che è già intervistato. E c'ha una risata che travolge. È vero, contagioso. Spettacolo divertentissimo, una commedia inglese, direi pure. Si parla di corna, se la sbaglio. Si parla più che di corna, di bigamia. Di bigamia, perché Gianluca fa un interprete, un tassista. Ho messo palla al centro, ragazzi. Grazie. Scusate, quasi mangio. Il centro del mondo. Sto a fare l'intervista e non ci sto capendo più nulla. No, vabbè. Comunque no, vabbè, è bene perché sei bello della diretta. Senza regole, le regole siamo senza regole. Queste. Breaking the law. Giusto. Breaking the law. Rompendo le? No. Le regole. No. Breaking the law è rompiamo le regole. Bravo, ecco. Non siamo le regole. Vanno rotte. Dunque, taxi a due piazze. Ma dov'è Gianluca? Gianluca è sparito. Gianluca. C'è una signora che mangia dietro di noi. È andata a fumare. Comunque noi siamo qui fino al? Al il primo marzo. Bravissimo. Il primo marzo al teatro. Auguste in Napoli. Fantastico. Due piazze, una coppia affiatatissima. È vero. In Grassi e Gianluca. E non solo, insomma, abbiamo Renato Cortesi, abbiamo Bianca Marinelli, abbiamo Silvia Delfino, Antonio Pisu, un altro figlio d'arte, Antonio Pisu, figlio del grande Raffaele Pisu. Salutiamo poi i padri. Salutiamo i padri. Tuo padre? Certo, salutiamo. Ciao padre. E Johnny Dorelli. Ciao Johnny. E un saluto a Radio Leon d'Oro. Radio Leon d'Oro, mi raccomando. Rompete le regole sempre. È andata all'Augusteo. Agli altri. Grazie. Un bacio a te. Rock and roll.